Buongiorno a tutti. Oggi sveglia così, nel frattempo leggo. Comunque, dove finisce qui, c'è tutta la nebbia, tutta qua, compreso tutto qua, che praticamente prima era anche tutta qua in basso, arrivava fino al parcheggio e fino al campetto questo qui, cioè praticamente arrivava quasi fino alla ringhiera questa. Proprio prendeva anche la parte di qua, cioè è una cosa assurda, però stamattina che praticamente in videocamera non rende, nel senso anche per me in videocamera qui è lontano una ringhiera, ma è il campetto, ma in realtà è vicinissimo. Ora in videocamera non rende tanto, però è davvero vicino. Ok, no, mi sono fatta ancora vedere, buongiorno! Niente, praticamente come ho detto stamattina sveglia così. Stamani è una giornata nebbiosa. Comunque volevo un consiglio da voi, non so come fare, adesso vi spiego la situazione. Allora, praticamente queste sono piante che mi ha portato mia mamma. Allora, intanto vi faccio vedere l'altra. Questa praticamente è cresciuta bella, si è sviluppata tutta, infatti vedete c'è tutte le fogliolone, no, è bella cespugliosa. Mentre qui sì, è cespugliosa, mentre qui no, per niente, anzi è cresciuta tutta l'erbetta. Credo che questa qui addirittura sia morta, perché se la tiro su, questo è il risultato. Quindi, cosa potrei fare? Continuo a dargli da bere, oppure magari la tolgo e ci pianto qualcos'altro, però i fiori non sono morti. Quindi i fiori non sono morti, tecnicamente non è morta neanche la pianta, però non capisco il perché non prenda e tutto, cioè gli do l'acqua però non riesco a farla si dice farla diventare cespugliosa come quell'altra. Non ho idea di proprio come fare, quindi se avete dei consigli, magari anche cambiare pianta, però mi dispiaceva togliere quella piantina lì. Oh, adesso me lo devo anche rigovernare, che pizza. Comunque adesso vediamo un attimo come fare, poi dici. Allora, ho finito di rigovernare e la situazione nebbia è questa. Eccola qua, praticamente va qui, non dà segni di miglioramento, anzi mi sembra un po' peggiorato, perché comunque se vi ricordate là sopra non si vedeva nulla, cioè poi no, prima si vedeva la parte qui sì, va bene. Ma qui si vedeva un po', adesso non si vede completamente niente. Boh, adesso vediamo un attimo poi. Anche perché io, appunto, dicevo, oggi faccio il turno grosso al lavoro, nel senso faccio mezzogiorno e mezzo alle 9, quindi non so quanto riuscirò a vloggare, appunto, perché comunque solo mezz'ora di pausa e poi esco alle 9, poi tanto comunque vi racconterò tutto quello che è successo a lavorare. E adesso penso che mi mangerò qualcosina perché ho un po' di fame, anche perché ieri sera ho mangiato soltanto la pasta con i broccoli e onestamente parlando adesso ho un po' di fame. Comunque ieri sono tornata, era abbastanza tardi, non ho fatto le 1, però ho fatto le 10, sono uscita alle 10 e scontate che ci metto una ventina di minuti a venire qui, quindi alle 10 e mezzo, esagerare, ero a casa perché comunque il tempo di cambiarmi, prendere la macchina, una cosa un'altra, quindi alle 10 e mezzo più o meno ero a casa, anche 20 alle 11, dipende anche dall'andatura come vado in macchina, a volte dipende, la sera vado un po' più piano, anche perché sono anche più stanca, quindi cerco di andare più piano. Comunque ci tenevo a raccontarvi.
Allora, non, intanto, per me, non fare caso ai casini, non ci aspettavano comunque. Praticamente, con il mio ragazzo avevamo pensato di... Sì, questi sono i telefoni mio e di mia suocera. Praticamente, allora, avevamo pensato di allungare questo tavolo, nel senso, siccome dobbiamo fare anche una scena con i colleghi, sia del mio ragazzo che miei, e in questo tavolo ce ne entriamo solo in sei, quindi dobbiamo allungarlo. Allora, avevamo pensato di comprare il legno, fatemi sapere poi se è una buona idea, o se avete dei consigli, lasciatemi i commenti sotto all'info box, sotto al video, scusate, così almeno poi vediamo un po' cosa fare. E praticamente avevamo pensato appunto di comprare il legno e dividerlo in 4, 3, 4, dipende poi a seconda di come sono grandi, di mettere le giunture e praticamente poi montarlo e appoggiarlo praticamente sopra il nostro, sopra questo, in modo che sia più lungo, arriverebbe poi fino a qua. Avevamo pensato di arrivarlo praticamente, farlo arrivare praticamente fino all'inizio allo spigolino qui. Questo è un po' sbrucucciato. All'inizio questo, e praticamente verrebbe una cosa lunga, abbastanza lunga. Non so come farvela vedere perché, ecco, forse così sì. Ovviamente il tavolo è lì, di fare allungare questo pezzo fino a qua praticamente. Fino a qua, insomma, allo spigolo. Ora non so bene come rende in video, cioè lo vedo come rende in videocamera, però mi sembra che è un po' troppo lungo forse. Appunto, io di queste cose non me ne intendo, quindi non lo so, lascio fare al mio ragazzo. Comunque voi fatemi sapere se può essere una buona idea oppure se avete dei consigli su come allungare il tavolo. Poi vi volevo chiedere anche un'altra cosa. Praticamente i proprietari che stavano prima qui avevano messo questi cosini che praticamente servono appunto per non far battere la finestra. Quindi, appunto mi servivano anche per la finestra, ah no, questa roba che tanto c'è il termosifone, quindi niente, però mi servirebbe per la finestra di camera, non so se riesci a vederla anche per la finestra appunto della camera lì, però non so dove comprarli, quindi se voi avete qualche idea fatemelo sapere con un commento giù nell'info box. Sotto al video, non nell'info box. Ce l'ho con questo info box oggi, bello capito. Comunque, fatemelo sapere. In più, vi volevo chiedere anche se a norma di legge, allora praticamente la proprietaria di casa, cioè l'amministratrice del condominio, comunale, aveva detto di spostare l'unità esterna, questa qui, ma penso di averlo già detto, questa qua, di spostarla dietro, nella terrazza che c'è in camerina di là. Quindi io poi mandai un messaggio all'ex proprietario di casa e gli disse appunto che l'amministratrice di condominiale mi aveva detto in questa maniera, però lui non ci aveva detto niente. Quindi lui mi ha detto che ci avevano provato anche con lui a fargliela spostare, però a norma di legge non siamo obbligati a farlo. Quindi fatemi sapere se è vero, se a norma di legge noi non siamo minimamente obbligati a spostarla. Comunque, poi parleremo anche con il cugino del mio ragazzo, perché lui appunto è anche amministratore condominiale di diversi condomini, ovviamente due alle case. Fatemi sapere anche voi se è vera questa cosa, cioè nel senso se dobbiamo spostarla oppure non siamo minimamente obbligati. Io non so, su questo non lo so. L'amministratrice dice di sì, che dobbiamo spostarlo, però fatemi sapere anche voi se è vero. Poi tanto parleremo anche con il cugino e le mie ragazze e vediamo un attimo come fare, perché spostarlo diventa un problema enorme.
O meglio, mio babbo mi ha spiegato che se ci sono tre tubi praticamente qui dentro quel coso, dentro questo coso, che aveva già controllato, se non mi sbaglio, che poi ci sono anche dietro. Se ci sono comunque tre tubi lì, allora lo puoi fare anche da solo. Però diventa un lavorone, quindi sempre meglio chiamare il tecnico. Però se poi non ci sono tre tubi va chiamato davvero il tecnico. Comunque adesso vediamo, voi trovate appunto, come vi ripeto, anzi non ve lo ripeto neanche perché tanto ve l'ho già ripetuto 100.000 volte, comunque non ve lo ripeto più. Ok, allora, nonostante io spruzzo il DDT, appunto, per le mosche, però queste cavolo di mosche continuano a entrare in casa. Se avete dei consigli, vi prego, 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 fatemelo sapere, io non so più come fare con queste cavolo di mosche, sono veramente ovunque e non ne sopporto più. Aiutatemi. Ok, situazione nebbia. È praticamente quasi risolta, appunto. Infatti ci sono diverse case tipo questa qua, questa, quest'altra, che non si vedevano mai, che queste qua giù in fondo. Praticamente non si vedevano nemmeno. No, adesso con questa, anche tutto qua, tipo il campanile, questo qua giù prima non si vedeva neanche, adesso invece sì. Cioè sono contenta perché comunque per andare al lavoro non mi devo fare la strada con la nebbia sicuramente, poi io perché io non passo da qua, praticamente io passo dal paesino che c'è qua su adesso, ma comunque non penso che sia così poi nebbioso. Praticamente, non so se riuscite a vederla, questa qui, guardate per il mio bellissimo dito, però questo campanile qua, la sera, non si vede bene, però poi vi farò casomai la foto, ve la metto come copertina del video. Comunque, appunto la sera si vede benissimo, cioè è bellissimo perché è tutto illuminato. Dicevo, praticamente è illuminato anche tutto il paesino, però anche il campanile. È veramente una cosa spettacolare, bellissimo. Sono rientrata in casa perché mi fa anche freddo. Oggi è veramente, veramente freddo. Infatti, vediamo le temperature. Allora, io praticamente uso il meteo del telefono direttamente. E devo dire che ci azzecca anche. Intanto mi hanno detto che pioveva oggi. Vabbè. Ah, vabbè, dalle 4 del pomeriggio, come al solito, pubblicità. Ormai è diventata. Ah, mamma mia, questa pubblicità. Ovunque la mettano. Vabbè, la televisione, ok, però anche sui telefoni, i computer, allora la mettono ovunque, mamma mia. Comunque, sono la bellezza di 18 gradi. Ma mi sembra un po' strano che siano 18. Comunque, cioè, oggi alle 4 mi dà 22, che piove, oh, vabbè. Comunque, secondo me non sono 22 gradi fuori. Cioè, o meglio 18, quanto cavolo era, ho detto ora, ma non mi ricordo. Anche perché sono 22 gradi e 1 in casa, quindi fuori penso siano un pochino di meno. Perché fa alquanto freddo, sì. Stamattina fa freddo. Infatti meglio se mi copro per bene, perché già ho pannevale di gola, base raffreddore. Comunque, infatti in tanti mi avete scritto anche sotto all'ultimo commento, sotto all'ultimo video, non sto bene, che di rimettermi presto. Infatti vi ringrazio tanto, vi mando tanti baci. No, comunque vi volevo aggiornare sulla situazione. No, sto benino, mi. Certo, ancora non sto benissimo, però magari rispetto agli altri giorni sì, era più stanchezza che cose, però comunque era anche un po' un'influenzina, però adesso si era attenuata un po', però adesso mi sta veramente tornando fuori, infatti
Stanotte ho tossito tanto, infatti ora poi penso che dalla voce presumo si senta un po' che un po' roca. Ora io questa mosca la mangio, veramente io la mangio, la odio. Comunque, penso che andrò in farmacia a comprare le caramelline per quella gola. Poi adesso vediamo un attimo. Male male mando il mio ragazzo, comunque boh, ora. Sì, stamattina televisione spenta, non l'ho neanche accesa. Comunque, situazione nebbione praticamente, si è praticamente assemato, si è abbastanza assemato comunque il fatto, cioè se mi storia il cielo non è delle migliori, comunque secondo me oggi piove, boh, adesso vediamo. Nel frattempo ho già preparato anche la divisa pulita perché con l'altra a lavare. Perché in questi giorni c'è i casi a giro per Firenze, quindi molto probabilmente verranno anche da noi, infatti la direttrice vuole che sia appunto la divisa pulita, per venuta stirata, capelli raccolti, insomma vuole che siamo tutti precisi, come è giusto che sia, nel senso vengano i capi, dovrebbero venire i capi, quindi è giusto anche che sia appunto perfetta cioè, la persona in sé che deve lavorare, è giusto anche, è giusto. Ok, adesso sono pronta, adesso si va al lavoro. Anche se sono 11 e un quarto, però anche se entro a mezzogiorno e mezzo e sono 11 e un quarto, tanto mi avvio perché almeno faccio colazione al lavoro. Non l'ho fatta via a casa, ma la farò al lavoro. Almeno me la prendo con calma. E andiamo. Sono appena arrivata a casa. Adesso mi preparo qualcosa da mangiare, preparo anche una bella tisana al mio ragazzo perché non sta bene. Quindi io vi mando un bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!